In occasione della fiera dell'Annunziata a Cirié, la sezione della pubblica assistenza ANPAS Croce Verde di Torino ha invitato la cittadinanza a visitare lo spazio dedicato alle associazioni fra Via Roma e Via San Ciriaco, dove sono stati allestiti stand informativi e tende pneumatiche del nucleo sanitario di protezione civile della Croce Verde Torino. La Croce Verde di Torino quest'anno celebra il suo 110° anniversario. In occasione di questa celebrazione ha deciso di portare alle sezioni esterne della Croce Verde un servizio supplementare, che è quello della teleassistenza e del telesoccorso. Assistenza e telesoccorso che, la Croce Verde dona a questi comuni 10 apparecchi gratuiti che possono essere dati in dotazione a persone indigenti, a persone anziane indigenti. Questo servizio è un servizio che va a completare quello che la Croce Verde fa normalmente, che è il trasporto degli ammalati, ma copre sempre e sempre di più quello che è lo spirito della Croce Verde, che si porta avanti da 110 anni, che è quello di servire comunque i più deboli e i più bisognosi. I volontari, in collaborazione con le dame patronesse della Croce Verde Torino, hanno distribuito uova di Pasqua a fronte di un'offerta. Siamo 20 signore che organizziamo delle manifestazioni, in questo caso stiamo organizzando una manifestazione con le uova di Pasqua proprio per sostenere il progetto telesoccorso e teleassistenza, anche perché noi siamo coinvolte personalmente, perché siamo quelle che fanno la chiamata di cortesia a queste persone che, anziane, i nostri utenti che si sentono magari soli, loro ci raccontano un po' della loro vita e noi della nostra. La sezione di Cirié ha fatto da apripista nella raccolta fondi, infatti i prossimi appuntamenti con la distribuzione delle uova pasquali saranno sabato 1 aprile nelle piazze centrali di Alpignano, Borgaro, Caselle, San Mauro e Venaria, dove opereranno altrettante sezioni della Croce Verde Torino, e domenica 9 aprile in piazza San Carlo nel capoluogo. Croce Verde Torino è impegnata su questo progetto di teleassistenza e telesoccorso per il sociale verso le persone anziane e bisognose. È impegnata con i nostri volontari sono impegnati dal 2015. Il valore aggiunto che dà Croce Verde Torino è quello della telefonata di compagnia. Telefonata di compagnia che facciamo 2 volte alla settimana al paziente e soprattutto nell'apparecchietto di telesoccorso. Ci consente di arrivare in tempi brevi a soccorrere il malato qualora ci sia lo stato di necessità. Questa è una sicurezza per il paziente, una sicurezza per i parenti che sono anche a chilometri di distanza ed è una sicurezza soprattutto per noi che dobbiamo intervenire sulla, diciamo così, sulla necessità del paziente. Il 9 aprile si svolgerà inoltre Verde in Bici, la pedalata amatoriale dei volontari e amici della Croce Verde Torino, che partendo dalle diverse sezioni della cintura torinese si concluderà proprio in piazza San Carlo a Torino. L'evento è, fra l'altro, un'anticipazione dei festeggiamenti per i 110 anni della Croce Verde.